Ecco, oggi il cuore pulsante di questa liturgia è il racconto che abbiamo appena ascoltato. E voglio dare solo una piccola lettura, una pista di lettura per vivere anche tutta questa Settimana Santa. Sapete, siamo nel 2024, noi come francescani abbiamo iniziato a celebrare gli 800 anni della stigmatizzazione di San Francesco. E Francesco riceve le stimmate, si conforma con Cristo alla Verna, in un clima di silenzio, di preghiera, ma anche di lacrime, di dolore. Ecco, davvero lui somiglia a Gesù. E in questa somiglianza con Gesù, perché viveva un momento davvero forte, critico anche del suo ruolo come capo istituzionale dell'ordine che aveva fondato, e portava con sé tanto peso, ecco, il peso dei fratelli che ormai anche non lo capivano più, lo ritenevano anche per certi versi un po' folle. E in questo grande silenzio, in questo grande dubbio, Francesco sale sul Monte della Verna e si affida al Signore. Forse non aveva compiuto quel gesto totale che tutti quanti noi dobbiamo fare, di affidarsi al Signore. Parlo per esperienza, ognuno di noi quando ascolta queste cose le sente, proprio vive sulla propria carne. E se ci fate caso, vedete, il racconto che abbiamo ascoltato, il cuore del racconto, parte proprio dalla preghiera di Gesù nel Getsemani. Anche Francesco, ecco, come Gesù nel Getsemani, piange e si dispera, forse perché non aveva compiuto quel totale abbandono al Padre. Se ci fate caso nel racconto, magari quando tornate a casa e potete leggere bene sul foglietto il Vangelo, Gesù per tre volte si alza e va dai discepoli, come le tre cadute. Ecco, quel numero tre che ritorna ogni volta che c'è una lotta. Sembra quasi che Gesù stia facendo una lotta con il demonio, con se stesso, con la carne, la sua carne. Non dimentichiamoci che Gesù era è vero uomo, ha assunto la carne umana. Lui non ha conosciuto il peccato, ma ha conosciuto comunque la fragilità della carne umana, la carne che si ribella alla sofferenza, si ribella anche al piegarsi alla volontà del Padre. Quante volte nel Vangelo noi vediamo Gesù che prega, e prega con il cuore aperto, dilatato. Lui spesso no, sale sulla montagna o anche in riva al mare, no, in riva al lago di Galilea, e ritrova un tempo, uno spazio per incontrare il Padre. E noi spesso identifichiamo la preghiera come un momento in cui noi dobbiamo stare in pace, dobbiamo ritrovare pace. Quella non è la vera preghiera, ma la vera preghiera è quella che dicono anche i padri della Chiesa, è la preghiera di intercessione. Noi pensiamo che intercedere per qualcuno significa, ecco, qualcuno viene da noi e dice: io ho bisogno che tu preghi per me. Va bene, non ti preoccupare, pregherò per te. Non è quella l'intercessione, perché io non ho sulla mia pelle, nella mia carne, la sofferenza di quel fratello. Posso lontanamente capire cosa sta provando, ma non la provo. Ma quando tu vivi quella dimensione e quando tu ti trovi in quel momento della prova, in una malattia, in una situazione davvero pesante, e devi pregare e devi accettare quella cosa, ecco, quella è la vera preghiera di intercessione. Piegare il capo, dire: sì, Signore, mi abbandono a te. E Gesù ha fatto questa lotta, lo abbiamo proprio ascoltato poco fa nel racconto. E tra l'altro mi impressiona anche una cosa, che Gesù, come noi spesso facciamo, al contrario di come noi spesso facciamo quando viviamo un momento di prova, ci mascheriamo, ci allontaniamo. Abbiamo paura che gli altri possano vedere la nostra fragilità. Gesù invece porta con sé i suoi discepoli, vanno nel Getsemani e poi ancora chiede a Pietro, Giacomo e Giovanni di stare accanto a lui, di stargli vicino. E si addormentano per il peso del sonno. E lui cerca la loro compagnia e combatte. E dice: passi da me questo calice. Non lo vuole accettare, perché
Eppure quella volontà lui l'aveva sempre accompagnato dal primo momento in cui aveva accettato di fare la volontà del Padre ed è venuto sulla terra. E quella volontà lui la riscopriva, la dolcezza anche di quella volontà, lui la riscopriva ogni volta che pregava il Padre. Ma questa volta la preghiera è diversa, è un altro tipo di preghiera. Vedete, questi giorni noi, anche grazie alla liturgia, saremo invitati a vivere tanti momenti di preghiera, che non siano momenti staccati o che siano semplicemente dei riti, ma che siano, ecco, i luoghi, gli spazi nei quali noi possiamo capire che cos'è la vera preghiera. La vera preghiera è accettare che il desiderio di Dio coincida con il mio desiderio, anzi, che i miei desideri, se inseriti, inchiodati al desiderio di Dio, mi porteranno magari a soffrire, ma poi alla risurrezione, alla Pasqua, alla gioia. Ed è quello che ha vissuto Gesù nella preghiera del Getsemani, quando a un certo punto ha accolto la volontà del Padre. E vedete, e io voglio concludere con questo, abbiamo ascoltato il racconto, è una drammaturgia quella che si è svolta sotto i nostri occhi, potremmo dire un copione ben scritto. Di solito quando uno è protagonista, è il protagonista principale del copione, ha molte battute, parla tantissimo, dice tante cose, tante scene si soffermano anche nei primi piani. Invece qui Gesù, che è il protagonista, dice pochissime parole, tant'è che anche i personaggi intorno a lui si adirano per questo. Pilato gli dice: non dici nulla, non rispondi nulla. Parla poco Gesù, ma parla soprattutto con i suoi gesti. E infatti, non dicendo nulla, convincerà persino uno che non credeva, un centurione. E dice Marco: vedendolo spirare in quel modo, disse: questi veramente era figlio di Dio. Gesù, il vero protagonista, non parla, ma tutti intorno fanno chiasso intorno a lui. E allora voglio concludere con questa immagine. Vedete, mi piace immaginare Gesù nella preghiera, e la preghiera mi piace immaginarla come l'atto creativo di un artista. Sapete, prima di scrivere un film, prima di scrivere un pezzo teatrale, una canzone, gli artisti fanno le cose più folli, no? Chi va magari in un altro posto, va, che ne so, in India, in Africa, per trovare ispirazione. Perché l'atto creativo è un atto generativo. San Paolo, nella lettera ai Filippesi, lo ha detto: Gesù svuotò se stesso. È proprio l'atto di una mamma che svuota il suo grembo, ma quello svuotamento è fatto di dolore, di lacrime, di pianto, ma poi dopo la gioia. Gesù ha svuotato se stesso e il suo parto è avvenuto proprio nel Getsemani, nell'orto degli ulivi, nella preghiera. Ecco, cari fratelli, care sorelle, lo dico a me e lo condivido con voi. Papa Francesco ci ha invitati a vivere quest'anno come l'anno della preghiera, per prepararci al Giubileo, perché il Giubileo non sia un anno pieno di riti, vuoti, che non ci lasciano nulla. Dobbiamo partorire questo Giubileo, cioè questa gioia la dobbiamo partorire, e la si partorisce con il dolore. Allora la vera preghiera è, ecco, questa settimana, ecco il tempo favorevole, ma io veramente quanto soffro e quanto la mia sofferenza serve perché questa sofferenza possa essere di intercessione per il mondo. La sofferenza dei miei fratelli a Mosca o in tutti i paesi che vivono la guerra sono le mie sofferenze. Sto intercedendo per loro, le sento nella mia pelle. E allora la mia personale sofferenza la posso offrire, posso svuotarmi e nello svuotarmi accetterò la volontà di Dio. Ecco la vera preghiera, ecco che cosa significa pregare, non aumentare il nostro tempo di parole, ma irrorarlo davvero della mia vita, una vita mia sofferta, ma che si è unita
alla sofferenza di Cristo diventa accettazione di una volontà più grande che può salvare il mondo. Gesù nella preghiera ha accettato questo, ha accettato di entrare in quella sofferenza, e Dio, che non poteva evitargli quella sofferenza, però gli ha consegnato una cosa più grande, cioè lo ha reso il salvatore del mondo. Anche noi, nella nostra piccola parte, possiamo essere salvatori nel luogo in cui il Signore ci chiama ad essere.